Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del concerto di Beppe Voltarelli al Teatro Morelli di Cosenza, il 2 maggio 2009. Io sono Gennaro De Rosa di MK Records, un'etichetta calabrese indipendente che produce artisti da un po' di anni e li distribuisce in nazionale e sul web. Con il progetto di Peppe, Duisburg Nat Praga e il Bootleg Live, vogliamo sancire questa collaborazione con l'artista e in più avviare una serie di produzioni di musicisti, di artisti del sud Italia e portarli in giro per l'Italia e per il mondo. Ciao, sono Peppe Voltarelli e benvenuti a questa conferenza stampa inusuale che abbiamo cercato di fare in un posto della memoria, in un posto dove di solito non si fanno le conferenze stampe. Vi aspettiamo tutti quanti al concerto del 2 maggio al Teatro Morelli di Cosenza alle 9. È un concerto che sancisce una collaborazione fra due entità calabresi, in questo caso tra me ed MK Records, per valorizzare la musica e la professionalità della nostra terra. Il disco è stato registrato in Germania, in Repubblica Ceca, in Francia, si chiama il Bootleg Live ed è un disco registrato con Antonello Messina al piano, Matteo Dinca alla chitarra, Gianni Cerone alla batteria e Francesco Paolone al basso. È un disco suonato interamente dal vivo in tre piazze diverse, ma di queste tre piazze una, che è Duisburg, per noi calabresi rappresenta un luogo della memoria, un luogo dal quale ripartire, dal quale possa ripartire una riflessione sulla nostra appartenenza e su quello che noi vogliamo che la nostra terra trasmetta all'estero. C'è un'immagine non più di violenza e di aggressività e di malaffare, ma un'immagine creativa di gente che ha voglia di fare, di gente che ha voglia di costruire un futuro migliore per noi, per la nostra terra e per tutto quanto il mondo intero. Per cui se venite al concerto del 3 maggio troverete questo tipo di idea ad attendervi. Vi aspettiamo e se ci sono delle domande in sala siamo pronti a rispondere. Ma non ci sono domande, fatele via mail, il sito dove troverete informazioni è peppevoltarelli.it, mkrecords.it, dove troverete informazioni sul costo dei biglietti del concerto. In questo caso costa 8 euro, un prezzo simbolico di condivisione di questa esperienza. Vi aspettiamo tutti, grazie.